Ben ritrovati da Roberta Sias a una nuova puntata di Una Mela al Giorno, il programma di Radio Cusano TV Italia dedicato alla salute e al benessere. In questo mese di quarantena, di isolamento forzato e di emergenza sanitaria abbiamo cercato di informarvi e raccontarvi non solo degli aspetti purtroppo negativi ma anche di quelli positivi di questa emergenza. Ce ne sono tantissimi e in particolare il Covid-19, o meglio secondo la sua denominazione scientifica, il SARS-CoV-2, non ha sicuramente fermato l'impegno per la vita. Guardiamo insieme questo video. Un video emozionante, bello parlare anche appunto di vita in questo brutto periodo che stiamo comunque vivendo. Sono le immagini che sono state girate all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove per la prima volta è stato eseguito, grazie anche a un'equipe di specialisti, poi lo diremo, un intervento per la prima volta, pensate, un intervento in utero per via fetoscopica su un feto di 28 settimane che purtroppo era affetto da una patologia rara, l'ernia diaframmatica congenita. Avete visto nelle immagini sicuramente questo palloncino che è stato inserito nella trachea di questo feto già prima appunto di nascere. Un intervento eccezionale che ha visto la collaborazione tra i centri a partire dal Policlinico di Milano, che ha portato la sua grande esperienza in questi interventi all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. L'equipe infatti del Policlinico di Milano era guidata dal professor Nicola Persico, che aveva poi due aiuti, Isabella Fabietti del Policlinico di Milano e Anita Romiti, appunto del reparto di medicina e chirurgia fetale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che ha coordinato questo intervento insieme anche all'equipe ostetrica dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli. Insomma, una grande collaborazione che ha portato per la prima volta un intervento quindi nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, ma ci facciamo spiegare appunto l'eccezionalità di questo intervento e la sua importanza direttamente da chi ha visto questa esperienza, ovvero il professor Leonardo Caforio. L'abbiamo qui in collegamento, responsabile di medicina e chirurgia fetale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Grazie per aver accettato il nostro invito, professore. Grazie a lei, un saluto e un saluto anche ai telespettatori. Ecco, un intervento di grande eccezionalità per via fetoscopica. Partiamo però innanzitutto da far capire in una breve sintesi che cosa sia l'ernia diaframmatica congenita. Dunque, l'ernia diaframmatica è appunto una malformazione congenita che interessa il diaframma. Ora, il diaframma è un muscolo che ha la forma di una penda, una estesa penda che separa il torace dall'addome. Quindi separa la parte superiore del nostro tronco, dove ci sono i polmoni e il cuore, dalla parte inferiore, dove ci sono l'intestino, il fegato, lo stomaco, quindi gli organi addominali. Ora, l'ernia diaframmatica è una patologia che nasce da un difetto nel diaframma, quindi una mancata chiusura di questa penda che separa torace e addome, con la risalita di alcuni dei visceri addominali, fegato, intestino, stomaco, nel torace. Come
con la conseguenza di una compressione degli organi toracici e di uno spostamento. Quindi è una patologia che interessa prevalentemente i polmoni e il cuore del feto. Assolutamente, oltretutto è una patologia, l'incidenza è di 1 su 2500, no? Più o meno, una patologia molto, molto rara, che poi varia anche a seconda, vero, della gravità. Esattamente. Ora, ci sono forme diverse in quanto a severità, e la severità dell'ernia diaframmatica si misura sulla base della qualità, cioè di quali organi risalgono nel torace, della quantità di organi e di conseguenza dello schiacciamento, quindi della riduzione di spazio all'interno del torace per gli organi che normalmente albergano nel torace stesso, quindi i polmoni, in particolare il cuore. Quindi sarà più severa un'ernia diaframmatica dove è risalita una maggiore quantità di organi nel torace, in particolare il fegato, che è un organo duro, è un organo consistente, che quindi esercita una compressione più forte sui polmoni, quindi dove ci saranno molti organi risaliti nel torace, dove lo schiacciamento, lo spostamento dei polmoni sarà maggiore. Ecco, andando direttamente invece proprio all'intervento, è bene naturalmente specificare che questa procedura interventistica, appunto chirurgica per via endoscopica, non andava a trattare direttamente l'ernia, ma quella che in termine medico viene definita l'ipoplasia polmonare, cioè cercare di di espandere appunto, lo dirà sicuramente, spiegherà meglio lei, espandere i polmoni insomma di questo feto che poi dovrà diventare appunto e nascerà prima o poi, questo è l'augurio importantissimo che facciamo. Ecco, ci può spiegare quali siano in questo modo i risultati attesi di questa operazione? Come lei ha detto correttamente, noi non andiamo a trattare l'ernia diaframmatica nel feto, quindi non andiamo a correggere il difetto diaframmatico, bensì cerchiamo di ridurre l'interessamento, il danno dei polmoni, favorendone l'espansione, quindi contrastando la cosiddetta ipoplasia polmonare, cioè la riduzione del volume polmonare. Questo si ottiene ostruendo, appunto, come si è visto molto bene nel video, la trachea del feto con un palloncino che di fatto rappresenta proprio un vero e proprio tappo che trattiene all'interno dei polmoni i fluidi che vengono normalmente prodotti dai polmoni stessi e quindi ostruendo la fuoriuscita di questo fluido favorisce l'espansione meccanica dei polmoni. Quindi il risultato atteso è un aumento di volume dei polmoni, quindi un aumento di volume della quantità di tessuto polmonare funzionante. E questo è quello che noi stiamo verificando e che verificheremo nei controlli che si fanno successivamente all'intervento, dove con l'ecografia andremo appunto a misurare con una certa attendibilità il volume polmonare. Ci può spiegare anche in sintesi come è andato questo naturalmente intervento? Perché bisogna anche capire, sentiamo tantissimo parlare di interventi ormai per via endoscopica. Qui si è agito su un feto ed è sicuramente un intervento di grande importanza, una procedura comunque abbastanza complessa. Ci può spiegare, visto che anche ha partecipato in parole naturalmente semplici, come si è svolto questo intervento per via fetoscopica a partire dalla sedazione della mamma e del bambino? Del feto, certo. Anzi, perché non è naturalmente ancora un bambino. Certo. Dunque, la fetoscopia è una tecnica che ci consente di entrare letteralmente all'interno della cavità amniotica, quindi all'interno dell'ambiente fetale. Ora, l'intervento in sé consiste di due tempi. Una prima parte dell'intervento si fa con l'ecografia, cioè l'ecografia tradizionale che serve per valutare la posizione del feto, molto importante per la buona riuscita dell'intervento, la posizione della placenta, che è anche importante tenere in considerazione per evitare dei rischi,
E quindi diciamo che la prima parte serve a stabilire un po' la strategia che il chirurgo poi dovrà adottare. Dopodiché, una volta fatte queste prime valutazioni, si passa alla parte fetoscopica. Per quanto riguarda la mamma, si fa una semplice anestesia locale sull'addome, nel punto in cui verrà introdotto questo sottile strumento, il fetoscopio. Fatto questo, si pratica una piccolissima incisione sulla cute della mamma. Si introduce uno strumento che si chiama trocar, che serve praticamente da guida per lo strumento vero e proprio, il fetoscopio, e una volta inserito questo trocar si entra con il fetoscopio all'interno dell'utero, della cavità uterina, della cavità amniotica, e si comincia con le fibre ottiche della telecamera che è presente nel fetoscopio a studiare, a vedere il feto per cercare di seguire poi l'anatomia del volto. E poter entrare molto molto lentamente, delicatamente nella bocca del feto, credo si stiano vedendo in questo momento le immagini, poter raggiungere, seguendo una serie di punti di riferimento anatomici, la trachea, dopodiché si scende nella trachea fino a un punto poco al di sopra della divisione della trachea nei due bronchi principali, e lì, come state vedendo, si posiziona questo palloncino che viene gonfiato con del liquido, con della soluzione fisiologica, quel tanto che basta per incastrare letteralmente il palloncino nella trachea ed evitare poi che possa dislocarsi, perché il feto si muove, fa anche dei movimenti con la trachea, con le prime vie aeree, e quindi c'è il rischio che il palloncino si possa spostare. Quindi è molto importante dilatarlo, gonfiarlo a un livello sufficiente. Lei ha parlato giustamente anche di sedazione del feto. Prima di iniziare la fetoscopia, in effetti, con il controllo sotto la guida, quindi ecografica, si pratica un'iniezione intramuscolare al feto, nella coscia del feto, dove si somministrano dei farmaci che servono appunto per dare una sedazione, quindi per tranquillizzare il feto, evitare anche, oltre ad evitare nei limiti del possibile che senta il dolore, anche evitare che si muova. Perché è molto importante che il feto sia fermo nel momento in cui poi con il fetoscopio entreremo nella bocca. Dietro ogni intervento, anche per via endoscopica, ci sono naturalmente dei rischi. Quali rischi in questo caso potevate, diciamo, incorrere in un intervento del genere? Beh, i rischi fondamentali dell'intervento fetoscopico in generale sono quelli di un'anticipazione del parto, che può avvenire fondamentalmente per due meccanismi: o la rottura delle membrane amniotiche, considerate che per entrare nella cavità amniotica il fetoscopio passa attraverso i tessuti materni, la parete dell'utero e poi naturalmente attraverso le membrane. Quindi la fetoscopia si deve praticare un buco sulle membrane. Le membrane amniotiche sono il sacco che contiene il feto e la placenta e il liquido amniotico. Quindi la rottura delle membrane è uno dei meccanismi attraverso i quali si può avere un parto anticipato. L'altro sono le contrazioni dell'utero, perché naturalmente l'ingresso del fetoscopio nell'utero è un trauma, un piccolo trauma per la parete uterina muscolare, e quindi naturalmente in seguito a questo trauma ci può essere l'attivazione delle contrazioni uterine. Quindi diciamo che in generale il rischio di un parto prematuro per un intervento fetoscopico di questo tipo è del 25-30% grosso modo. E capite bene che il parto prematuro, molto prematuro, di un feto con una patologia fondamentalmente polmonare è un evento drammatico. Quindi il rischio è elevato da un punto di vista qualitativo. Dal punto di vista quantitativo, abbiamo detto, si aggira intorno al 25%. Da questo intervento per via fetoscopica ci sono una serie di evidenze preliminari che sono in stato di verifica proprio in un trial multicentrico internazionale. Ecco, da quali esigenze nasce questa sperimentazione, appunto, trial? Dunque, questo trial internazionale, che ha un nome, un acronimo, il Total Trial, appunto, è uno studio multicentrico al quale partecipano molti centri di riferimento. È partito come studio europeo, ma in realtà adesso si è esteso un po' a tutto il mondo. Ci sono centri anche dall'America, dall'Australia, dal Giappone. È uno studio che nasce da due esigenze. Intanto quella di raggruppare un numero elevato di casi, perché
proprio per, come diceva lei, per il fatto che questa è una patologia rara, quindi ha un'incidenza non altissima, non sono molti i casi che possono essere raccolti per, diciamo, studiare, l'efficacia del trattamento. Quindi fare gruppo, mettersi insieme, serve a raccogliere un numero più elevato di casi, che chiaramente dà una maggiore significatività statistica anche ai risultati. E l'altro scopo del trial è quello di valutare attentamente il rapporto, diciamo, tra il rischio e il beneficio del trattamento, perché abbiamo detto c'è un rischio importante, dobbiamo capire se il beneficio che riusciamo a trarre da questa procedura sia tale da giustificare il rischio. E questo è lo scopo del trial. Ora però il trial che si è concluso recentemente, ma che ancora non ha pubblicato i suoi risultati, è un trial però che si muove da esperienze cliniche già in parte acquisite e consolidate, quindi diciamo che l'intervento non va considerato un intervento sperimentale, in particolare nelle forme più severe di ernia diaframmatica, dove, questo non l'abbiamo detto prima, dove il rischio di mortalità neonatale è molto elevato. Il rapporto rischio-beneficio, diciamo, è stato già in parte, come dire, valutato e quindi ha dato già delle indicazioni importanti circa l'utilità di eseguire questo intervento in utero. Quindi il trial ci dirà poi in maniera definitiva e scientificamente valida se l'intervento può essere utilizzato anche in altre forme di ernia diaframmatica e se il rapporto rischio-beneficio è effettivamente favorevole come le esperienze cliniche preliminari sembrerebbero indicare. Ecco, lei ha detto proprio che la mortalità nei casi più gravi può superare il 90%, per dare naturalmente un dato anche ai nostri telespettatori, quindi ben capire che nelle forme più gravi, ma anche quelle comunque severe, diciamo, è importante un'operazione appunto del genere. Allo stesso tempo abbiamo visto il Policlinico di Milano, insomma c'è stata una grossissima collaborazione, un approccio multidisciplinare che per un caso complesso del genere è molto importante, lei me lo può confermare? Assolutamente sì, ecco, colgo l'occasione prima di rispondere solo per dire ancora meglio che la complicanza, come abbiamo detto prima, dell'ernia diaframmatica è l'ipoplasia polmonare, cioè la riduzione del volume dei polmoni e quindi di conseguenza il rischio elevato di mortalità neonatale. Per venire alla domanda, sì, questo intervento ha Bambino Gesù è stato il frutto di una collaborazione multidisciplinare, ma direi soprattutto interistituzionale. Quindi, diciamo, l'eccezionalità di questo evento non sta tanto nell'intervento in sé, che è un intervento che viene effettuato nel mondo già da diversi anni e in Italia, in particolare dai colleghi e amici del Policlinico di Milano. Ma l'eccezionalità di questo intervento sta nel fatto che c'è una collaborazione di tre centri di riferimento nazionali che si mettono insieme, in particolare in un momento difficile come quello che stiamo vivendo per l'emergenza Covid, e realizzano comunque un obiettivo non banale, quindi di alto significato clinico e anche scientifico, facendo squadra. Quindi facendo gioco di squadra. Si parla moltissimo di questo, della necessità di fare gruppo, di mettersi insieme per raggiungere degli obiettivi importanti e direi che questa ne è una dimostrazione evidente. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù è un centro di riferimento proprio nazionale per tutte le specialità mediche e chirurgiche, sia naturalmente a livello neonatale, a livello quindi pediatrico, ma anche in fase di diagnostica, no? Prenatale e naturalmente ginecologica. Però manca appunto un reparto di degenza ostetrica ed è questo il prossimo appunto step, un'operazione del genere che però ha un obiettivo anche nel futuro. Sì, è vero, il Bambino Gesù è un policlinico pediatrico che raccoglie in sé tutte le specialità mediche e chirurgiche che coprono, diciamo, l'età, dall'età neonatale all'età pediatrica e adolescenziale. Per quanto riguarda il settore prenatale, esiste già da molti anni un percorso di diagnosi e counseling prenatale.
Da alcuni anni è iniziato anche il progetto che punta a portare all'interno del bambino Gesù le terapie in utero, le terapie fetali, come quella che abbiamo visto, e poi esiste anche un percorso nascita, cioè un percorso che consente alle mamme che aspettano bimbi con delle patologie malformative molto complesse, che mettono a rischio la vita del neonato nel momento stesso in cui questo nasce. Un percorso che consente a queste mamme di partorire all'interno dell'ospedale. Questo perché? Perché noi possiamo, all'interno di un ospedale pediatrico come il Bambino Gesù, raccogliere immediatamente tutte le competenze ultraspecialistiche che servono per gestire dei neonati così complessi, nello stesso posto, nello stesso momento, fornendo al neonato tutta l'assistenza, complessa di cui ha bisogno, evitando per esempio il trauma, il rischio aggiuntivo di un trasporto neonatale. Quindi noi assistiamo questi parti all'interno del Bambino Gesù e non abbiamo più il problema in questi casi molto complessi di dover trasportare un neonato che nasce all'esterno dentro l'ospedale dove poi deve essere assistito e curato. Non c'è ancora un reparto per le mamme, questo, come ha detto lei, è uno degli obiettivi futuri dell'ospedale, creare un percorso che sia finalmente completo dalla A alla Z, dalla diagnosi prenatale al parto, all'assistenza neonatale e anche all'assistenza della mamma. Bene, ci daremo sicuramente appuntamento a giugno perché dovrebbe nascere giusto il bambino e in quell'occasione appunto agirà invece per correggere proprio il difetto giusto dell'ernia diaframmatica congenita, no? Esattamente. Ecco, ancora aggiungo ancora un'altra cosa che non abbiamo detto prima. Il più Certo. importante però, il palloncino però va tolto prima della nascita, Ecco, perché certo. il palloncino deve essere mantenuto in posizione, in sede se possibile, per un periodo che va dalle 4 alle 5 settimane e deve essere necessariamente rimosso prima della nascita perché nascere con un tappo nella trachea è un rischio ovviamente molto grande. Quindi l'obiettivo è quello, con un intervento simile a quello che avete visto, di andare, bucare, quindi sgonfiare il palloncino ed estrarlo, rimuoverlo dalla trachea, rimettendo in comunicazione le vie aeree del feto, prima con l'ambiente intrauterino, quindi con il liquido amniotico, e dopo la nascita con l'ambiente esterno, quindi con l'aria dell'ambiente esterno. E questo speriamo avvenga prima ovviamente di giugno, quando invece è prevista e sarà programmata la nascita al Bambino Gesù. Ci risentiremo allora assolutamente dopo questo intervento altrettanto delicato. Incrociamo naturalmente le dita per questa nuova vita che naturalmente sta naturalmente per nascere. È importante parlare ancora di più di nuova vita in questa fase di emergenza sanitaria e purtroppo anche di vittime che stiamo naturalmente assistendo. Noi ringraziamo il professor Leonardo Caforio, responsabile del reparto di medicina e chirurgia fetale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, grazie per il suo tempo e per la sua analisi dettagliata e completa. Grazie. Grazie a lei, ancora un saluto ai telespettatori. Grazie. È stato bello parlare e raccontarvi anche di questo importante successo perché è comunque al di là dei vari step che poi andranno naturalmente a seguire sull'operazione chirurgica appunto sull'operazione per via fetoscopica, comunque è già un successo, un primo tentativo nel cercare insomma di salvare la vita. Infatti abbiamo titolato Operazione Salvavita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Un saluto da Roberta Sias e appuntamento alla prossima puntata di Una Mela al Giorno.